A 60 anni dall'immane tragedia si celebra oggi il ricordo delle 262 vittime della miniera belga di Marcinelle. In quella ferale mattina lo scoppio che intrappolò mortalmente i minatori, fra questi 136 italiani. Il dolore per quelle centinaia di vite spezzate resta ancora vivido anche in Molise, regione da cui provenivano alcuni dei lavoratori italiani. Oggi tante le cerimonie commemorative in regione nei paesi di provenienza delle vittime e questa mattina alle 8:10 il suono della campana Maria Mater Orfanorum ha accompagnato il ricordo del disastro proprio all'ingresso dell'ex miniera Bois du Crasier di Marcinelle. Un'occasione forse anche per riflettere sulle morti bianche che a tanti anni di distanza continuano a verificarsi. Due uomini, un 35enne e un 40enne, entrambi di Isernia, sono stati arrestati in Campania. A seguito di un controllo di routine della Guardia di Finanza, i due sono risultati in possesso di sostanze stupefacenti. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero recati a Napoli per rifornirsi di erba. L'operazione dei finanzieri nel weekend appena trascorso. Già rilasciato il 35enne, per l'altro uomo imminente il processo per direttissima. A seguito di controlli presso le abitazioni dei due fermati, sarebbe stato rinvenuto altro stupefacente, hashish nello specifico. Convalidato il fermo per i due pregiudicati che, già sospettati per il furto compiuto qualche giorno fa in via Veneto, a Campobasso, sono stati presi in flagranza di reato mentre tentavano un altro colpo in un negozio di via Garibaldi. I militari del nucleo operativo e radiomobile del capoluogo, allertati da alcuni passanti insospettiti, sono immediatamente giunti sul posto, riuscendo a cogliere i due sul fatto. Si attende ora il processo. Altri guai giudiziari per Camillo Colella, il re delle acque minerali di Isernia. Questa volta si tratta di uno scontro con la regione Abruzzo, a proposito della captazione dell'acqua dalle sorgenti di Canistro in Abruzzo per l'appunto. L'imprenditore molisano è accusato di aver violato i sigilli apposti alla sorgente quando la regione aveva revocato la concessione alla società Santa Croce, che commercializza con il suo marchio la preziosa risorsa. Secondo l'accusa, la società ha continuato a captare l'acqua infischiandosene della revoca e dei sigilli. Colella contrattacca dicendo che è la regione a trovarsi dalla parte del torto, interferendo di fatto in giudizi amministrativi tuttora pendenti. I particolari nel nostro letto per voi in coda al notiziario. Passi in avanti sul fronte della stabilizzazione del personale ATA nelle scuole del Molise. Dal Ministero dell'Istruzione, annunciata ai sindacati di categoria la prossima immissione in ruolo del personale sui posti dell'ultimo anno scolastico e per quello in arrivo. Per tamponare la carenza di organico, annunciati inoltre 63 posti in più in organico. Una misura, quest'ultima, giudicata insufficiente dal sindacato FLC-CGL Molise a garantire il regolare funzionamento delle strutture scolastiche regionali. Incalzeremo l'amministrazione perché faccia presto le nomine in ruolo su tutti gli 81 posti disponibili in Molise, fa sapere quel sindacato. Al via la quarta edizione di Enzimi Musicali, la manifestazione che il 10 agosto tornerà ad animare i suggestivi vicoli di Larino. Dopo il successo delle passate edizioni, la cittadina frentana accoglierà nelle viuzze del centro storico diversi gruppi musicali che si esibiranno in quattro postazioni diverse. Sul palco principale i Ritmia, gruppo di percussionisti di Fabrizio Gamieri, i Coconutus Killer Band e la Dance Hall di Raina. Il programma, quest'anno più ampio e articolato, comprende anche la festa della FIDAS, Federazione Italiana Donatori di Sangue, che oltre a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione, offrirà pannocchie, acqua, sale e vino ai passanti. La mostra di quadri di Sofia Abalmasova, i mercatini di Via Falconio e naturalmente la ristorazione curata dall'associazione CAR Larinese. L'auspicio, il ripetersi del successo degli anni passati, a ricompensa dell'impegno delle numerose associazioni che hanno consentito la realizzazione dell'evento.